Ciao ragazze e ragazzi, io sono Fabio Geda, mi hanno chiesto di raccontarvi 5 buoni motivi per leggere un romanzo di formazione, che tra l'altro sono quelli che scrivo io e che io ho sempre amato di più, anche come lettore e anche soprattutto alla vostra età. Il primo che mi viene in mente è che un romanzo di formazione, un buon romanzo di formazione può essere il romanzo più appassionante e più avventuroso che uno può trovarsi a leggere, perché in realtà quello che a noi interessa davvero cercare nei libri non sono tanto gli eventi o un bieco meccanico susseguirsi di eventi, ma ci interessano le motivazioni profonde, la complessità delle motivazioni che muovono i personaggi. E quale romanzo si trova a scavare dentro le motivazioni e alla complessità del vivere più di un romanzo di formazione? Pensate a tutte le storie che avete amato di più, dalla letteratura al cinema. Sono certo che avete amato di più storie i cui personaggi vi hanno trasmesso calore, amore, dolore e per cui avete davvero patito. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è: si leggono romanzi di formazione perché è una lettura straordinariamente appassionante. La seconda cosa è che servono a conoscere noi stessi. Non c'è nessuna storia difficile da raccontare come la nostra storia personale a noi stessi. Spesso abbiamo bisogno di vederci rispecchiati in una storia per riuscire a capirci davvero. Non so se vi è mai successo di leggere un romanzo e avere l'impressione che lo scrittore parlasse esattamente a voi, come se stesse raccontando qualcosa che voi avete provato, ma che non avevate le parole per dire. Ecco, cioè, questa è la magia che rende straordinari i migliori romanzi di formazione. Il terzo motivo è ovviamente l'opposto, cioè conoscere gli altri. Noi leggiamo non soltanto per conoscere noi stessi, ma anche per metterci nei panni degli altri. Ian McKellen, che era un teologo scozzese, una volta ha detto una frase, poi è diventata famosa e molto ripetuta, spesso tra l'altro attribuita ad altre persone, ad altri intellettuali, e la frase è questa: ogni persona che incontri sta combattendo, probabilmente sta combattendo una battaglia di cui tu non sai niente, per cui sii gentile, eh? Ecco, uno legge romanzi di formazione anche per questo motivo qua, perché riesce a empatizzare con la complessità dei sentimenti che si nascondono dentro le altre persone. E quindi magari quando poi nella nostra vita incontriamo altre persone, riusciamo a essere anche con loro più empatici, comprensivi, gentili e, come dire, ascoltarli più in profondità. Il quarto motivo è che un romanzo di formazione ci racconta che la vita è trasformazione, e questo è vero sempre. Guardate che voi siete immersi in una piccola menzogna, una specie di leggenda metropolitana che vuole che uno sia in formazione tra i 0 e i 20, 25 anni, 30 anni, poi si diventa adulti e si resta uguale a se stessi per il resto della vita, diventando dopo adulti al massimo vecchi. Ecco, questo non è vero. Si cambia costantemente, si cambia tra i 5 e i 10 anni, come tra i 10 e i 15, tra i 15 e i 20, e a 30 anni sarete diversi da quando ne avevate 25, a 50 sarete delle persone diverse da quando ne avevate 40, a 70 da quando ne avevate 50. Si cambia in continuazione. Si leggono romanzi di formazione sempre, non soltanto i ragazzi leggono romanzi di formazione, tutti leggiamo romanzi di formazione. Potremmo quasi dire che qualunque storia è anche una storia di formazione. La quinta è che le storie di formazione sono
dei simulatori di vita. Dice il saggio, beato chi impara dalle proprie esperienze, beato, doppiamente beato chi impara anche dalle esperienze degli altri. Leggendo storie e imparando dalle esperienze e dalla vita che abitiamo mentre le leggiamo, possiamo rendere la nostra vita migliore e soprattutto più consapevole.